Allora, con Beppe, appunto, questa sera cercheremo di fare un discorso a più mani, nel senso che cercheremo di contenere abbastanza la nostra presentazione e lasceremo spazio non tanto e solo a domande, ma veramente anche a un interscambio fra di noi rispetto alle argomentazioni che questa sera l'assessore prima giustamente ha sottolineato. E appunto dall'introduzione, secondo me, è molto importante partire per capire che i discorsi che facciamo stasera si collocano a pieno titolo all'interno del percorso, secondo noi, molto virtuoso e molto importante che il Comune di Sant'Orso ha fatto sulla proposizione di una profonda riflessione sul concetto di bene comune e, conseguente a questo, sulla democrazia partecipata, partecipativa, e quindi capire che espressioni come i gruppi di acquisto solidale in questo momento e forse proprio in questo momento sono questa declinazione, sono questo sviluppo naturale di questa argomentazione in cui sempre più, con sempre maggiore insistenza, il cittadino chiede di assumere un ruolo molto importante e molto propositivo, appunto, e decisionale all'interno delle realtà in cui opera, sia non essere realtà di lavoro, sia non essere realtà amministrative, municipali o altre. Ecco, secondo me questa è una premessa molto importante perché pensiamo a cosa è stato il grande momento partecipativo sui referendum che ha visto alcuni mesi fa milioni di italiani chiedere con insistenza e con molta forza un nuovo rapporto in termini decisionali soprattutto. Ecco, quindi all'interno di questo contesto i GAS, i gruppi di acquisto solidali, stanno vivendo, noi ce lo diciamo molto spesso venendo su con Beppe in macchina, dicevo che noi quasi quotidianamente, settimanalmente riceviamo per posta elettronica richiesta di aderire non tanto al nostro gruppo GAS, quanto di avere informazioni, di avere indicazioni o come partire con un GAS oppure a chi appoggiarsi e dove appoggiarsi. Ecco, questo è un altrettanto importante esempio che dimostra che dietro queste argomentazioni c'è una vitalità che sta crescendo molto rispetto soprattutto a concetti di consumo critico, di rapporto diverso con il territorio, di capacità o di volontà di uscire da stereotipi troppo spesso consolidati e di cui purtroppo siamo schiavi anche se operiamo in certi contesti, che sono la grande distribuzione, il commercio tradizionale e tutto quello che comunemente noi appartenenti a GAS diciamo e riconduciamo alla volontà di ricercare una nuova cultura, una nuova voglia di educazione alimentare in genere. Ecco, il nostro GAS parte molto da lontano. Adesso la farò molto breve per darvi solo alcuni riferimenti proprio storici di come ci siamo sviluppati in questi anni. Partiamo alla fine degli anni 90 come gruppi informali che operavano soprattutto nel commercio ecosolidale. Quindi il commercio ecosolidale, due parole, è quel commercio gestito da alcune grandi centrali internazionali che prendono i prodotti dei paesi, ad esempio dell'America Centrale, dell'America Latina, piuttosto che dell'India o di alcuni paesi africani, i prodotti che l'agricoltura europea non riesce a produrre, ad esempio zucchero, caffè, tè e spezie, e queste centrali trasformano questi prodotti applicando un criterio di equità, quindi salvaguardando soprattutto la filiera dei diritti umani, quindi il rispetto dei lavoratori, la giusta remunerazione delle persone che operano in questi contesti, e poi lo distribuiscono attraverso dei canali che sono appunto i canali del commercio ecosolidale.
Quindi Equistiamo nasce e si sviluppa alla fine degli anni 90 in questo ambito. Verso la metà del 2000, nel 2005, ha preso piede e ha cominciato sempre più ad avere richiesta all'interno, soprattutto della città di Vicenza, l'esigenza, la necessità di formare un gruppo di acquisto solidale rivolto anche a quello che noi diciamo il fresco e il secco. Il secco, tanto per capire, è tutto quello che non deve essere conservato, pasta, riso, scatolame e altro. Il fresco invece è quello che si riconduce anche lì in maniera molto grossolana e sommaria, ma tanto per capirci, all'ortofrutta. Ecco per cui che nel 2005 noi partiamo come GAS a livello di città di Vicenza, mettendo insieme circa una dozzina di sottogruppi, perché la realtà era molto composita, e questi dozzina di sottogruppi si sono strutturati a loro volta come piccole cellule, come piccole entità, come una piccola rete che riusciva a coprire tutto l'ambito cittadino. Questa è stata un'esperienza, ed è tuttora un'esperienza molto, molto importante, soprattutto perché si avvale unicamente del supporto e del lavoro di un gran numero, quindi parliamo di 25-30 persone che operano in questo contesto solo come volontari. Sempre in quegli anni abbiamo però avuto, così anche sentito l'esigenza, soprattutto da parte degli amici cristi, di cominciare a porre anche una struttura economica, quindi una bottega in poche parole, che potesse essere un punto di riferimento non tanto e solo per il gasista, ma anche per la cittadinanza, per i cittadini che decidevano di non utilizzare il gas, ma avevano la necessità di acquistare prodotti del commercio ecosolidale piuttosto che prodotti biologici o locali. Quindi siamo partiti a Longare con una bottega. È stato un investimento molto importante da parte nostra, perché con 60 metri quadri abbiamo cominciato a stoccare questa merce e con un'apertura di 3 giorni alla settimana abbiamo cominciato a vendere i prodotti e agli amici del gas e agli abitanti della zona. Ecco, questo è un po' la nostra storia come gas che ha avuto. Vedo qua presenti molti amici con i quali condividiamo anche l'esperienza della rete gas vicentina, ha avuto questo grande sviluppo in questi ultimi anni, in questo contesto che è un contesto di rete appunto di gas vicentini, che in questo momento raccoglie circa 30 realtà. E con questa rete riusciamo a far fronte ad ordini di prodotti che noi chiamiamo ordini collettivi, nel senso che un produttore in zona, ad esempio, di pasta biologica non c'è, per cui ci dobbiamo riferire a dei produttori a livello nazionale, cerchiamo di prendere produttori molto vicini, ma comunque solo in questo modo riusciamo a mettere assieme, no, una quantità di prodotti da ordinare che poi attraverso una logistica che la cooperativa Vallata di Isola Vicentina si mette a disposizione, riusciamo ad assolvere anche a questa domanda di prodotti. Ecco, quindi io per adesso mi fermerei qui per farvi capire, ho cercato di farvi capire cos'è prima di tutto questa proposta del GAS di Equistiamo, quindi un gruppo, l'acronimo GAS, gruppo di acquisto solidale, quindi per essere un gruppo devi essere minimo 2 o 3 persone, di acquisto perché ci rivolgiamo all'acquisto, solidale perché un gruppo di persone decidono di, in maniera solidale appunto, di fare un determinato percorso. Il gruppo GAS di Equistiamo, come vi dicevo, poi ha avuto uno sviluppo per quanto riguarda e la bottega e altre iniziative che adesso Beppe vi spiega. Se
Ecco, vorrei capire, c'è gente che, fra di voi che non ha mai sentito parlare.